fantastico questo Vangelo perché parla proprio, è una catechesi meravigliosa sulla famiglia cristiana, perché dice proprio così, dice: i genitori di Gesù si recavano tutti gli anni a Gerusalemme, quindi erano osservanti, più degli altri, perché andare tutti gli anni a Gerusalemme non era da tutti, quindi una famiglia cristiana, una famiglia che fa un cammino di fede, che sta in una comunità seria, di conversione, eccetera, e che parla della famiglia, che parla di un matrimonio, ce l'ha detto la prima lettura, no? Bellissima. Dice: io gioisco pienamente nel Signore. La gioia di Maria, no? Ne magnifica. L'anima mia esulta. Esultare è molto più che gioire, no? È una bomba. La mia anima esulta, dice, no? Perché nel mio Dio? Perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza. E questo è il vestito della sposa quando entrerà nella chiesa. Queste vesti di salvezza, questo è bianco. Bianco vuol dire, no? Giunge vergine al matrimonio, cioè che la veste bianca del battesimo. La veste lavata nel sangue dell'agnello, dice, mi ha avvolto con il manto della giustizia, la giustizia della croce. E il mantello, sapete, per un ebreo, era la vita, no? Era molte volte la casa, no? Lo cammini, riparo, ma è anche un mantello regale, no? Un mantello che di dignità, la giustizia della croce. Come uno sposo si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli, questo è il matrimonio, nella giustizia, nella croce, no? E poi subito la fecondità, no? Come la terra produce la vegetazione e come un giardino fa germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli. La missione: il Signore ci ha scelto, vi ha scelti per far vedere davanti a tutti i popoli la sua giustizia, cioè il suo amore, la sua fedeltà, attraverso i semi della parola che ricevi nella chiesa e che poi germogliano, cioè danno un frutto, e questi frutti non sono per te. E questa è la chiave del matrimonio. Questa parola è meravigliosa, anche questa memoria del cuore immacolato della Beata Vergine Maria, che potremmo chiamare anche il cuore trapassato dalla lancia di Maria. È la stessa cosa, perché il cuore di Maria è immacolato, cioè è immacolato come lei è immacolata nella concezione, cioè non ci sono macchie, perché Dio l'ha preservata da sempre per essere la madre di Dio, del figlio di Dio. Ma questa immacolatezza, questa purezza totale, virginale, si compie, si realizza, si manifesta sotto la croce, quando una lancia, dice, una spada attraverserà anche il tuo cuore. Abbiamo celebrato il Sacro Cuore di Gesù, come abbiamo visto questa lancia che ha trapassato, no? Il cuore di Cristo, dove sono sgorgati sangue e acqua. Allo stesso modo, sotto la croce, nello stesso momento, la Vergine Maria ha sofferto la stessa sofferenza del Figlio, e si compie il Vangelo di oggi sotto la croce, perché i frutti non sono per te. Quando un marito, una moglie, questo anche, no? Da fidanzati uno lo sperimenta, e poi dal marito e la moglie possono andare a tutti, no? Però un prete con la sua chiesa, la sua parrocchia, con quello che sia, però questo è fondamentale, eh? Quando un marito vuole i frutti per sé, quando una moglie vuole i frutti per sé, i frutti della grazia, i frutti del matrimonio, un figlio, il tempo dell'altro, quando vuole saziarsi, è morta, si corrompe tutto. E dice: questi sono per tutti i popoli. Il matrimonio cristiano è una cosa molto seria, non si può vivere per se stessi. È naturalmente missionario. Chi sposa nel Signore è automaticamente consegnato al mondo, come Maria, Giuseppe. Non erano per loro, erano per custodire il Figlio di Dio che si manifestava, si sarebbe dovuto manifestare al mondo per salvare il mondo. Per questo è duro, ma è la profezia che Dio fa nel matrimonio, come in ogni cosa, ma nel matrimonio è esattamente come per il battesimo. Il primo atto, che quando portiamo un bambino per essere battezzato, il primo atto è il segno della croce. Quello è tu. Ed è battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è il segno della croce, la Trinità. E gli antichi fonti battesimali erano a forma di croce, le chiese erano a forma di croce, ci siamo immersi nella croce. Per questo l'augurio più grande è che possiate essere crocifissi con Cristo, che due che si sposano nel Signore vivano crocifissi, ma perché la croce non ti schiaccia, ti fa male, ti fa dolore, ma è la fecondità, è questo cuore trapassato di Cristo che diventa il cuore trapassato di Maria, della Chiesa, che diventa il cuore trapassato della moglie e del marito. Per che cosa? Per dare il Figlio al mondo, per dare Cristo al mondo. E questa risposta di Gesù dovrebbe essere un sigillo, dovrebbe essere segnata a fuoco nel nostro cuore, nel cuore di un prete, per esempio, di fronte a tutto quello che è chiamato a fare, e di fronte alla vita di una madre, di un padre, di un marito, di una moglie. Non sapete che io mi devo occupare delle cose del Padre mio, che non sono per voi? Poi dirà: donna,
che ho a che fare con te. E poi dalla croce, donna, ecco tuo figlio, mamma mia, gli dà Giovanni. È molto importante questo, perché dice non capivano nulla. Erano così pii, erano così stupendi, immacolata concezione, cioè molto, molto, cioè infinitamente meglio di me, di te, no? Senza peccato originale, non capiva niente. Cioè non è che il fatto che non avesse peccato la garantiva, la proteggeva da non capire. Non capiva uguale, creatura. C'è un libro bellissimo, vi invito a leggere, di Dobrzyński, Jan Dobrzyński, è un polacco fantastico, dice L'ombra del padre, è un libro molto molto bello, che è il romanzo di Giuseppe, ma ed è una catechesi matrimoniale bellissima, eh? Giuseppe, l'ho creduto, l'ombra del padre è Giuseppe, cioè Giuseppe è solo l'ombra del padre che è nel cielo. L'ombra, e deve rispettare Maria e tutto il cammino che fa per capire Maria. Alla fine però compie la sua missione proprio in questo momento. Nel Tempio, Maria, che è fantastica in tutto il libro, che è Immacolata Concezione, quindi diversa da tutte le altre donne, però quando arriva che non trova il figlio, quella proprio la distrugge completamente. E allora esce lì Giuseppe, che dice, ma perché lui aveva capito sulla sua pelle, durante tanto tempo, sia dal primo momento in cui l'aveva conosciuta, sia da poi quando l'ha vista incinta tornare da Elisabetta, e tutto quello che ha passato, eccetera, tutte le cose che ha dovuto vedere, tutta la sua sproporzione, l'incapacità di proteggere il figlio, cioè, dopo tutta l'esperienza, dopo questo catecumenato che ha fatto Giuseppe, dice, ah, io sono solo l'ombra del padre. E in quel momento che Maria non capisce, dice, ma tu sei l'ombra della madre. Cioè, anche tu non ti ricordi che questo figlio ci è stato affidato per una missione? Perché dovrà compiere la missione, e dentro tutti e due sentono, presentono, hanno un presentimento che quello sarebbe stato il servo di Yahweh che dava la vita. Questa purificazione è fondamentale, ed è la croce che purifica, no? Non puoi esigere a tuo figlio, non puoi esigere alla tua figlia, ma questo non esigere è sapere che i figli che Dio gli darà sono suoi, ma non tanto perché si dice così, ma perché c'è un'opera di Dio in quel figlio che magari passerà attraverso una crisi tremenda. Forse dovrai vedere tuo figlio anche cadere in peccato, e quello si spaccherà il cuore e dirai, ma perché mi hai fatto questo? Non sai che io ti cercavo? E ti dirà il Signore, ma io devo, il Signore vivo dentro tuo figlio, eh? L'opera di Dio dentro tuo figlio, ma questo vale anche per tuo marito, vale anche per tua moglie. Tutto questo si impara nella Chiesa, nella relazione che c'è nella comunità cristiana, dove ognuno è portato da Dio, e qui tu senti, ah, Dio ha fatto questo, questo, questo con me, Dio in quel momento mi ha avuto pietà di me, ha perdonato questo peccato. Se tu hai questa esperienza, allora anche se ti si spacca il cuore, saprai custodire, serbare, meditare anche quello che non capisci nel tuo cuore. Per questo è immacolato, spaccato, circonciso, ma obbediente, cioè che ascolta e segue la volontà del Padre, che è la salvezza di tuo figlio e la salvezza del mondo attraverso tuo figlio. Noi non abbiamo occhi per vedere questo. Io mi devo occupare delle cose del Padre mio. Perché? Perché soffri? Hai fede? Questo è sempre da chiedercelo, no? Che cosa sto mettendo io? La carne in questa relazione? Dice, ma chi non odia suo padre, sua madre, chi non odia suo figlio, sua figlia, chi non odia la sua vita, non può essere un discepolo, cioè non può sposarsi. Tanto semplice, è questione di tutti i giorni. Ma perché io posso odiare? Perché io posso non sopportare, odiare marito, moglie, genitori, tutto? Perché? La mia vita, perché nella carne mi fa soffrire, nella carne mi fa uno schiavo. Maria, pur senza peccato, ha sperimentato questa angustia, questa angoscia che sarà quella del Getsemani, del suo figlio. Questo è molto profondo, sarebbe da meditare tutti i giorni, quando vogliamo dalla carne quello che la carne non può dare. Allora, tu come Maria, io come Maria, cerco mio figlio, il figlio concreto, o se vogliamo questa realtà, questa relazione, posso cercare mio marito, mia moglie, come Giuseppe e Maria, tra i parenti, nella carne, e non c'è, nemmeno nella carovana, è qualcosa di diverso. Lui sta dove Dio vuole che stia. Tuo marito starà dove tu non sai, dove tu non capisci. Quel giorno avrà quella crisi, non ti parlerà, ma non perché sta contro di te, ma perché Dio sta facendo un'opera con tuo marito, e così con tua moglie, così con i tuoi figli. Se io voglio intervenire lì, e dopo dico, ah, non mi guarda, non mi vuole bene, c'è un'altra donna, c'è un altro uomo, c'è un altro... Lascia che Dio faccia con lui. Per fare questo dobbiamo imparare questa parola, che è il regalo più grande che Dio ci fa, di fronte a un matrimonio, di fronte alla nostra vita. Qual è? Meditare nel cuore, dice ruminare, cioè l'intimità con Cristo. Puoi sposarti se hai cominciato e desideri avere un'intimità con Cristo. Puoi sposarti solo così. Il segreto del successo del matrimonio è vivere meditando costantemente nel cuore. Cioè, lasciando che gli eventi, i fatti, tutta la storia
sia piano piano, piano piano illuminata da Dio. Può darsi che la illumina tra 30 anni, Io vedo la mia vita, il Signore mi sta illuminando in questo tempo. Io ho 50 anni, tanti anni nella chiesa, tanti anni prete. Oggi ho cominciato a vedere una cosa. Come fa mio figlio che ha 20 anni? Perché dovrebbe capire tutto? Perché mio marito dovrebbe capire tutto? Perché io? Meditare, stare con lui, dire Signore, se sei tu che cammini sull'acqua, che vivi questa relazione oltre la carne, che non esige, chiamami, fate questa preghiera a tutti i giorni. Signore, se sei tu, chiamami, perché questo significa sposarsi, uscire dalla barca e camminare con il Signore sull'acqua, perché chi non cammina sull'acqua non può sposarsi, perché il matrimonio è camminare sull'acqua, perché per vivere una vita, prometto di esserti fedele sempre, già basta questo per dire no, ciao, io me ne vado, perché sempre vuol dire tra 30 anni, non soltanto quando non ci avrai i capelli, cioè ti cascano i capelli, ti cascano i denti, non ce la fai proprio, no, quando dopo 5 giorni forse nel viaggio di nozze già la nevrosi è com'è questo, già non si sopporta più, perché finché uno è fidanzato, allora bisogna camminare sull'acqua, cioè bisogna vivere una vita soprannaturale, se no è impossibile sposarsi, e molto di più è impossibile sposarsi e compiere la missione cristiana di dare alla luce il Signore, che tutto è per la salvezza di chi ti è accanto, che anche quando sei unito a tua moglie sessualmente, quando nella notte ti unisci nel segreto della stanza, quello non è per te, non è soltanto un soddisfare la tua carne. Ricordate quello che dice, no? Quello che io vi dico nel segreto, voi strillatelo dai tetti, dice il Signore, no? Quello che vi dico nelle stanze segrete, voi annunciatelo a tutti. Cioè, quello che io vi dico nella chiesa, voi annunciatelo a tutti. Quello che io faccio con voi nella chiesa, voi annunciatelo ovunque, al lavoro, eccetera. Ma questo vale anche per una coppia di sposi. Di fatto, tu ti unisci, aperto alla vita, e non ti unisci per godere quel momento e chi se ne importa, no? È un combattimento. Ti unisci sapendo che forse in quel momento il Signore passa e ti dà un figlio, forse handicappato, forse un figlio con problemi, o forse no, ma ti dà un figlio che tu offrirai al mondo. Per cui in quel segreto, che no, un marito e una moglie hanno linguaggi solo loro, un modo di baciarsi, un modo di... che è solo loro, che è una cosa, che è un linguaggio che è solo loro, che nessuno saprà mai su questa terra, quello è l'intimità, però poi dopo quello diventa pubblico, cioè sì, e mangiare di quel frutto, di quell'amore nascosto. Questo significa fare l'amore con Cristo, perché tuo marito possa gustare l'amore vero. È necessario che tu hai un'intimità profondissima con lui, la stanza più segreta del tuo cuore. Per questo tra una sposa e una sola di clausura, in questo non c'è nessuna differenza. Tra un prete e uno sposato non ci può essere questa differenza. Nel fondo, anche la suora, anche il prete, se non vive questo, si attaccherà alla superiora, si attaccherà a quell'altra. Allora, coraggio. Signore, se sei tu, chiamami a camminare sulle acque, che io possa entrare ogni giorno nella vita che mi hai preparato, nel matrimonio e in quello che sarà dopo, fino all'ultimo giorno della mia vita, possa essere fedele, veramente, indissolubile questo amore, perché il tuo amore verso di me è indissolubile.